Maria Cristina Marroni propone il riconoscimento della città onoraria agli studenti stranieri che si trovano qui sul territorio, al pari di città italiane molto più blasonate di Teramo. Sì, da insegnante in primis propongo, io sono molto favorevole allo Ius Scholae e il comune di Teramo ovviamente non può legiferare sullo Ius Scholae perché è di natura parlamentare, però può fare un'altra cosa, può riconoscere, fare un riconoscimento della cittadinanza onoraria agli studenti stranieri che risiedono nel comune di Teramo e che abbiano almeno concluso un ciclo scolastico, ovvero la scuola primaria, tutta la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado oppure la scuola secondaria di secondo grado. E sarebbe una bella testimonianza anche da parte di un comune di centrosinistra, quindi dare questo riconoscimento, questa cittadinanza onoraria, come già hanno fatto in Italia diversi comuni importanti, tra i quali Ancona, Bologna, Brescia e molti altri. Adesso come funzionerà la procedura? C'è una richiesta da inoltrare al comune? Sì, io ho preparato già una mozione che ho presentato, ho protocollato stamattina e quindi adesso andrà in aula per essere approvata e confido ovviamente che sia approvata da tutti i consiglieri o perlomeno dalla maggioranza dei consiglieri perché è un segno di civiltà e di rispetto nei confronti dei nostri studenti stranieri.